Una delle caratteristiche del moderno assetto europeo è quello di aver eliminato la presenza dello Stato dall'economia. E in che senso la presenza dello Stato può essere un ostacolo alla distruzione neoliberale dei diritti? Sì, direi nell'essenziale questo, che un capitalismo pienamente sviluppato deve rimuovere tutti gli ostacoli al proprio principio fondamentale, che è quello duplice della mercificazione integrale dell'esistenza e del pensiero, ma poi anche in maniera sinergica della circolazione illimitata delle merci sotto il primato assoluto dell'economico autonomizzato, quello che io, variando la formula di Carl Schmitt, chiamo il nomos dell'economia. Ora, con lo stesso principio per cui il capitalismo deve rimuovere la borghesia come classe portatrice di una visione del limite e dell'eticità, analogamente deve anche disgregare lo Stato. Perché? Perché lo Stato, pur con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni interne, implica pur sempre un primato della decisione politica sovrana sui meccanismi dell'economia. Implica cioè appunto l'egemonia del politico sull'economico. Per questo un capitalismo pienamente sviluppato deve rimuovere lo Stato programmaticamente. Io propongo anche di qualificare l'odierno regime della globocrazia successiva al 1989 nei termini di un passaggio dal moderno sistema degli stati nazionali al postmoderno, se volete, sistema del mercato transnazionale, che non accetta più la presenza degli stati nazionali, ma deve anzi sempre di nuovo rimuoverli e di più demonizzarli, no? Da cui la retorica sempre più oscena e asfissiante che presenta lo Stato nazionale abbinandolo immancabilmente alle peggiori esperienze del Novecento, dal nazismo allo stalinismo, come se appunto dire Stato volesse ipso facto dire stalinismo e nazismo, opera di delegittimazione a priori, potremmo dire. Ora, il progetto Europa, il progetto eurocratico, da Maastricht fino al Trattato di Lisbona, si regge esattamente su questo programma d'azione di rimozione del politico come forza egemonica sull'economico e come rimozione dello Stato come forza in grado di disciplinare l'economia. Ora, l'Europa si regge esattamente su questo principio, sulla disarticolazione delle unità statali come, potremmo dire, altrettanti primati del politico sull'economico in posizione dell'anonimo mercato internazionale, l'anonimo mercato delle merci riferite solo a se stesse. No? Del resto l'Europa oggi non esiste certo nella nobile forma pensata da Immanuel Kant, ma esiste semplicemente come moneta unica e come dittatura della Banca Centrale Europea, che impone i suoi diktat superando la volontà degli Stati. No? Cosa ben nota che dopo il Trattato di Lisbona, almeno nel Parlamento italiano, viene meno il diritto di veto su moltissimi aspetti. No? C'è appunto uno scavalcamento integrale della forza residua del politico sull'economico. Questa è la logica in cui siamo oggi ed è bene che quanti, in nome magari del vecchio dogma marxista, sostengono la necessità di superare lo Stato come forma borghese, sappiano che in questo modo sono certamente antiborghesi, ma sono perciò stesso ultracapitalisti, poiché è il movimento stesso del capitalismo oggi a promuovere il superamento della forma statale. Pendulum I swing from which I come.